Allora, vediamo come è fatto un MOSFET di potenza. Allora, la soluzione tipica, più semplice in realtà per fare un MOSFET di potenza, è cercare di, come dire, in qualche modo trasformare un dispositivo che per sua natura è planare in qualcosa che è parzialmente verticale. Perché in un dispositivo parzialmente verticale? Perché dobbiamo crescere una regione di deriva, avere una regione di deriva, e questa regione di deriva viene meglio se corrisponde a uno strato epitassiale cresciuto, no, sul wafer. E la situazione tipica è questa: mettiamo il drain sotto, su un lato, questo è per un discreto, no? Un transistore di potenza discreto, e abbiamo un drogaggio N più in basso e sopra una crescita in uno strato epitassiale N meno. Quindi questo è N-epi, nel quale otteniamo essenzialmente soprattutto la regione di deriva, e poi ci sono due diffusioni, una P per fare il canale e una N più per fare il source. E questo tipicamente è una simmetria cilindrica, per cui viene realizzato anche dall'altra parte. Immaginate un dispositivo con simmetria cilindrica rispetto a quest'asse che ho disegnato. Quindi questa è una regione N-, qui invece la regione diventa P perché aggiungiamo la prima diffusione di tipo P e poi aggiungiamo una seconda diffusione più piccola di tipo N+. Allora, com'è che viene realizzata la cosa? Beh, qui si cresce un ossido termico per realizzare l'ossido del dielettrico, e poi sopra si mette il gate. Poi c'è uno strato di ossido superiore e qui c'è il source, sia da una parte sia dall'altra. Quindi abbiamo il source di qua e questo qui è il gate. Vedete, in pratica il MOSFET vero e proprio è questo qua, questo è il canale che si forma, no? Di qua e di là. Il drain intrinseco è qui in alto, in superficie, ma in realtà il percorso che fanno le cariche chiaramente è questo: gli elettroni vengono iniettati dal source, passano nel canale e poi percorrono questa regione per finire raccolti al drain. E questa regione è una regione drogata N-, e chiaramente, siccome la giunzione dal canale al drain è una regione svuotata, lì abbiamo bisogno di una regione ampia di deriva per poter sopportare una caduta di tensione elevata. Quindi questo è un dispositivo che più o meno nasce negli anni 80, si chiama Vertical Double Diffusion MOSFET. Double diffusion segnala le due diffusioni che vengono realizzate per il body e per la diffusione di source, e chiaramente questa regione di deriva sostiene la caduta di tensione. Se questo chiamiamo D, lo spessore della regione di deriva, la tensione di breakdown è all'incirca D per il campo massimo di breakdown del materiale. Quindi più grande faccio lo spessore D, più alto è la tensione di breakdown che riesco a sopportare.
Ci sono un po' di altre cose che è caso di notare. Innanzitutto il body e il source sono in cortocircuito, vedete da questa parte, quindi B e S in cortocircuito. Questo va bene, è una cosa tipica, no? Per un MOSFET di tipo N. E poi l'altra cosa che è interessante, vedete il gate passa sopra la regione drogata N-. Vedete, passa qua. A che cosa serve questo? In realtà mi dà un vantaggio sia in conduzione sia in interdizione, perché in conduzione, quando il MOSFET conduce, qui chiaramente mi causa un'accumulazione, no? Cioè, avendo una tensione di gate positiva, e qui accumulo elettroni e quindi mi abbassa la resistenza serie della regione N-, perché la regione N- avrebbe carica una. Diciamo resistività abbastanza alta perché la carica di elettroni è bassa, no? Poco drogata. In realtà all'interfaccia perlomeno c'è un'accumulazione perché ho una tensione positiva sul gate e quindi questo mi aumenta la concentrazione di elettroni in superficie e abbassa quindi la resistenza serie. Quindi in conduzione, questo è un vantaggio perché in conduzione porta la superficie in accumulazione, e quindi riduce la resistenza serie. E c'è un vantaggio anche in interdizione. Perché in interdizione quel gate messo così si comporta da fill plate, no? Da elettrodo di aggiustamento del campo, quella cosa che abbiamo visto per i diodi, che diciamo riduce l'effetto della curvatura, della diffusione sull'incremento del campo, quindi alla giunzione PN-. Quindi si comporta da field plate. La cosa più importante da tenere presente è che il MOSFET è un dispositivo unipolare, no? Quindi qui la corrente è soltanto dovuta a elettroni e quindi non c'è quel meccanismo di modulazione della conduttività. Ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la regione di deriva, quello strato N epitassiale che sta dentro il drain, che è poco drogata, in realtà causa una notevole resistenza serie in conduzione, perché non c'è quell'effetto che porta a un aumento dei portatori nella regione di deriva che abbiamo visto per il diodo e per il bipolare. D'accordo? Quindi non c'è effetto di modulazione della conduttività. Questa è la cosa più importante a tenere a mente per i MOSFET. Guardate, è la cosa più importante questa, perché? Perché alla fine che cosa succede? Poiché non c'è l'effetto di modulazione della conduttività. Nella pratica, se non voglio resistenze serie troppo elevate, dovrò drogare un po' di più la regione N- di quanto faccia col bipolare. Quindi nel bipolare la regione N- magari è drogata 10 alla 14, nei MOSFET è drogata una cosa tipo 10 alla 16 centimetri a meno 3, altrimenti la resistenza serie viene troppo alta. Se la drogo di più, vuol dire che tipicamente vuol dire che la tensione di breakdown che
sono in grado di sopportare è più bassa, e in effetti i MOSFET di potenza si usano per tensioni di breakdown nettamente più basse di quelle che invece si usano per i bipolari di potenza. Quindi a parità, l'effetto grosso che si vede è che le tensioni massime di breakdown sono più basse, e a parità di tensioni di breakdown i MOSFET di potenza hanno una resistenza serie in conduzione più alta di un bipolare di potenza, perché non c'è l'effetto di modulazione della conduttività. Ok? Quindi questo è uno svantaggio netto. Quindi, non posso aumentare troppo la tensione di breakdown, e poi di tensione di breakdown avrò una RAM più alta. I vantaggi sono da cercare da un'altra parte. Okay? Il vantaggio principale sta, in realtà, dal punto di vista fisico, nello stesso punto, non sta nel fatto che la velocità di accensione e di spegnimento, soprattutto di spegnimento dei MOSFET, sarà molto più alta, perché non c'è da svuotare il plasma. Non essendoci una modulazione di conduttività, non c'è quel plasma di cariche che mi rallenta lo spegnimento. Ma per cui guadagno in velocità, perdo in R1. Questo è il risultato netto. Tenete presente che, e questo lo vediamo più avanti quando completiamo un po' questa carrellata sui dispositivi, che quello che sta succedendo è che stanno sparendo i bipolari di potenza nell'uso pratico, nei nuovi circuiti, nei nuovi progetti, nei nuovi prodotti, stanno pian piano sempre, progressivamente sparendo. I MOSFET di potenza stanno invece pian piano entrando in un numero sempre maggiore di prodotti. E il motivo reale per cui i bipolari stanno sparendo, nonostante abbiano questo vantaggio di resistenza serie più bassa, è che vedrete c'è un altro tipo, un'altra classe di dispositivi, si chiamano IGBT, che vediamo, penso domani forse cominciamo a vedere, in realtà consentono di ottenere i vantaggi dei bipolari con la velocità dei MOSFET. Okay? Per cui pian piano lo spazio per i bipolari si è ridotto. I MOSFET in realtà spazio ce n'hanno ancora tanto, tipicamente per tensioni sotto i 1000 volt, di tensioni di breakdown sotto i 1000 volt. Allora, questa è la situazione tipica. L'unica cosa importante da tenere presente come differenza rispetto a un MOSFET di segnale è l'effetto della regione di deriva, che quello è l'effetto principale. Vedete, un'altra cosa che volevo farvi notare è questo: non è bellissima questa curva che fa la corrente, ma la cosa è legata al fatto che MOSFET è un dispositivo planare, mentre invece quando io voglio avere un controllo della tensione di breakdown ho un vantaggio naturale ad avere una regione di deriva che va in verticale, per cui in cui il campo è molto facilmente controllabile, no? Ecco, questa è la soluzione classica del primo tipo di MOSFET di potenza, di avere un dispositivo planare è un collettore verticale, no? Una regione di deriva in cui il trasporto avviene verticalmente. C'è una forma un po' più moderna che in realtà negli ultimi anni si è imposta, che è quello di fare MOSFET verticale. Sapete, anche per i dispositivi piccoli sono diventati nettamente più comuni i dispositivi verticali, perché è diventato facile depositare l'ossido su superfici verticali. Facile, è diventato fattibile depositare l'ossido su superfici verticali. Anche FinFET hanno un ossido depositato su delle superfici verticali. In realtà nei MOSFET di potenza col canale verticale, quello che si fa è si scava un trench in questa direzione, dove si depone un ossido di gate, e poi qua si depone il contatto, gate, che può essere poli o metallico direttamente. Vedete, quindi questo è lo strato N-, poi qua c'è
un strato P che fa il body e poi N più dell'emettitore. Questo è il source, questo è il gate e questo è il drain. Il canale, questo è un dispositivo molto interessante perché il canale è fatto così e qui no, qui la carica segue questo percorso direttamente in verticale. La lunghezza di gate si controlla abbastanza bene perché si controlla con la crescita dell'epitassia e fissando la profondità del drogaggio e di nuovo questo spessore qui mi determina la tensione breakdown. Quindi qui abbiamo VBD è uguale a D per Emax e questo si chiama U-MOSFET, che è U come la forma del gate. Questo tipicamente come viene realizzato? Mettendo tanti gate in parallelo, no? Questa forma del gate viene ripetuta in modo modulare un sacco di volte, tutti i gate sono messi in parallelo e poi c'è un unico contatto di source superiore e un unico contatto di drain sotto. Quindi vedete, no? Cioè, questa struttura si può ripetere sul piano con tanti gate che si mettono in parallelo. Di solito ci sono strutture quadrate che si ripetono oppure una cosa a nido d'ape dove c'è una struttura esagonale con i gate che si ripetono sul reticolo esagonale. E chiaramente il MOSFET si comporta come un MOSFET equivalente unico, con una lunghezza di gate che è uguale alla lunghezza di tutte le singole celle e con una larghezza che è pari alla larghezza di ogni singola cella per il numero di celle che ho. E questa più o meno è la forma. E questa è la forma più moderna, sono sempre di più i dispositivi di potenza che vengono fatti completamente in verticale come questo. Vedete, la difficoltà qual è? Che si fa il trench in verticale, poi bisogna fare una deposizione dell'ostino molto precisa su una superficie verticale. Questo è parente stretto del processo che si usa per fare l'ossido di gate nei FinFET, no? Anche in quel caso lì abbiamo delle superfici dove c'è il canale che sono verticali. Va bene, questo è un aspetto. Se disegniamo le caratteristiche, c'è un'altra cosa da tenere presente che caratterizza un po' la forma delle caratteristiche di un MOSFET di potenza, che è il fatto che GM è costante con la corrente. Quando vedete avete fatto dispositivi elettronici, la caratteristica del MOSFET, voi avete visto una caratteristica parabolica. No? Cioè dove la corrente dipende in modo parabolico, la corrente è proporzionale al quadrato dell'overdrive, no? Questa condizione si rompe, è un'approssimazione che si rompe in due tipi di dispositivi, si rompe nei dispositivi molto corti, ok? E si rompe per lo stesso motivo anche nei dispositivi di potenza. Okay. Perché questo? Vediamo un secondo. Vediamo un secondo il motivo. Il motivo qual è? Il motivo è la condizione di saturazione della velocità, no? Questo lo avete visto probabilmente per i dispositivi corti, però la stessa cosa vale per i dispositivi di potenza. Vediamola velocemente perché aiuta un pochino a capire. Se facciamo il grafico della velocità di deriva nel materiale in funzione del campo, ricordate com'è fatta questa curva? Per il silicio è molto semplice perché qui è lineare, basso campo è lineare e la pendenza è la mobilità, no? Torna, no? Vedete che la velocità di deriva è uguale alla mobilità per il campo. Questo è vero a bassi campi, è un'approssimazione al primo ordine della curva velocità campo. Okay. All'aumentare del campo, a un certo punto la velocità di deriva non sale più, ma nel silicio, per esempio, satura a un valore
in cicca costante che si chiama velocità di saturazione, che viene indicata come Vsat. Per esempio, Vsat nel silicio è 8 per 10 alla 6 centimetri al secondo. Quindi a un certo punto satura. Allora, se vi ricordate, se siete in questo tratto lineare, la caratteristica del MOSFET viene parabolica. Se siete in questo tratto costante, la caratteristica del MOSFET viene lineare con l'overdrive. Da che cosa dipende? Dipende da questo fatto. Se scrivete la corrente, prendete un MOSFET, no? Come, ricordate com'è che si fa il conto approssimativamente? Voi prendete un MOSFET, calcolate la carica di inversione e poi valutate la velocità di deriva. Ok? Quindi la corrente da cos'è determinata, cioè, approssimativamente. Io non voglio fare la derivazione completa, voglio farvi, insomma, ricordare le dipendenze funzionali, no? Voi avete in pratica la caratteristica, viene fuori da questa cosa. Dite, la corrente dipende da quanta carica ho diciamo, sotto l'ossido, quindi nel canale, per la velocità a cui questa carica si sposta. Ok? Quindi la corrente è proporzionale a Q per Vd. Ok? Allora, in zona, diciamo, per omega, per E piccolo, per campo basso, Q è proporzionale a, viene circa uguale alla capacità per la tensione applicata, la tensione applicata alla capacità all'ossido, che è in sostanza, però diventa praticamente uguale al overdrive. Questo è Vgs meno Vt, no, perché la carica nel canale è praticamente nulla se Vgs è uguale a Vt, e poi è proporzionale all'overdrive, no? Quindi la costante proporzionalità è la capacità dell'ossido, no? Quindi la carica è proporzionale all'overdrive. E questo ve lo ricordate, no? Aumentando Vgs aumenta la carica sotto nel canale, e quando Vgs è uguale a Vt assumo che la carica nel canale sia praticamente nulla, ok? Sono al limite della soglia. La velocità Vd è invece uguale a mu per bassi campi, e il campo elettrico approssimativamente è uguale alla lunghezza del canale per la tensione applicata al canale. Ma la tensione applicata al canale è esattamente l'overdrive, dal source al punto di pinch off. Ok? Per cui questo viene Vgs meno Vt diviso L. Per cui è proporzionale al prodotto Q per V, e vedete, dipende da Vgs meno Vt al quadrato. Ok? Quindi, perché dipende dal quadrato dell'overdrive? Perché la corrente è proporzionale all'overdrive e la velocità di deriva è proporzionale all'overdrive. E quindi il prodotto delle due è proporzionale all'overdrive al quadrato. È da lì che viene fuori. Ok? Ora, se riguardate gli appunti di dispositivi elettronici, se questa spiegazione non, insomma, mi sembra un po' troppo qualitativa, notate che nel conto questi due fattori contano. Quando avete campo grande invece, cos'è che cambia? Cambia che la velocità non dipende più dal campo. E quindi Q è proporzionale a Vgs meno Vt, ma Vd diventa uguale a Vsat. No, se io mi metto sul campo grande, al limite. E quindi la corrente dipende soltanto dall'overdrive alla prima potenza, no? Alla prima. Questa è la differenza principale. Ora, il campo approssimativamente è Vgs meno Vt diviso L, oppure sì, beh, oppure lo potete
Sì, questo dentro canale. Allora, quindi chiaramente quando L è piccolo vi potete trovare in condizioni di campo elevato e questo è il motivo per cui per dispositivi piccoli vale questa situazione. Okay? Però il campo può essere grande anche se L è grande ma è alto la tensione applicata sul drain. D'accordo? Ed è questa la situazione dei dispositivi di potenza. Per i dispositivi di potenza avete una tensione alta applicata sul drain, quindi il campo viene alto e il regime di funzionamento del dispositivo è un regime di funzionamento a campi elevati. Ok? Quindi quando vado a disegnare le caratteristiche di uscita mi vengono fatte all'incirca così. Ok? Innanzitutto qui la pendenza è elevata perché la resistenza serie, come vi dicevo, è piuttosto elevata. Abbiamo la regione deriva che pesa, no? Quindi fa abbassare questa pendenza. E poi avete al variare di VGS le curve, le caratteristiche sono equidistanziate. Quindi, se VGS è più piccolo diminuisce relativamente abbastanza poco la resistenza serie, in realtà diminuisce abbastanza poco perché non dipende pochino dalla, ma un pochino dipende, facciamolo di vedere un pochino, aspettate, un pochino dipende. Ok, quindi questa è alta resistenza serie. Altra cosa da notare, caratteristiche equispaziate, per il discorso che abbiamo fatto prima. E poi qui c'è l'overdrive. Cioè, scusate, qui c'è il breakdown. Le caratteristiche sono equispaziate perché D è proporzionale a VGS meno VT, quindi aumenta linearmente la corrente con la VGS. E questa pendenza è bassa perché la resistenza serie è elevata. Non sono esattamente uguali alle resistenze serie perché c'è la parte superiore che viene influenzata da VGS. Quando VGS è più alto diminuisce la resistenza dello strato superficiale della regione deriva e quindi un pochino si vede. Ok, questo è il primo aspetto. Quindi, come vi dicevo, tensioni breakdown tipicamente vanno da qualche volt, seconda dei modelli, a un migliaio di volt. Insomma, sopra un migliaio di volt è molto raro per i MOSFET. Oh. L'altra cosa importante da notare, aspettate, torno al disegno di partenza, è questo, riguarda si vede forse anche su questo abbastanza bene, riguarda le capacità interne, perché guardate, abbiamo una VGS, una CGS e una CGD, ok? La CGS è legata alla giunzione diciamo PN più, bene, no? La parte, cioè, nel senso che cosa sarà uguale alla CGS? La capacità dell'ossido più la capacità dovuta allo svuotamento della parte N più, che probabilmente è molto piccolo, no? Perché è molto drogata la regione. Quindi questa, la CGS, tutto sommato è una porzione della capacità di gate. Okay? La CGD invece è diversa perché qui in condizioni di VDS alte
la regione di deriva si svuota completamente e quindi la CGT può essere molto bassa, no? Cioè la capacità di gate in serie alla capacità di svuotamento della regione di deriva che è profondamente svuotata, quindi quella è una bassissima capacità. E questa capacità CGD dipende fortemente dalla tensione di drain. Quindi più è alta la tensione di drain, più la CGD è bassa, ma è veramente forte l'effetto perché cambia facilmente in un paio di ordini di grandezza il BAIA di VDS e la CGD. Cioè, se io rappresento la CGD CGD in funzione di VDS, ottengo dei valori che cambiano tantissimo, in un paio di ordini di grandezza senza problemi. Tipicamente vengono indicati questi due valori. Questo viene chiamato CGD lin in zona lineare, quindi il limite per VDS molto basso della CGD, e questa qui viene chiamata CGD SAT, che è il valore della CGD quasi a breakdown, quando la regione di deriva è totalmente svuotata. Ok? E tipicamente CGD SAT è diciamo inferiore a CGD lin diviso 100. Cambia di tantissimo. Okay. Vi ricordate, è molto diverso da quello che si fa per un MOSFET che si usa per basse tensioni. MOSFET di basse tensioni, di solito la CGD passa ad essere uguale alla CGS, a essere un quarto, un terzo, no, un mezzo della CGS, non cambia tantissimo. In questo caso invece veramente può variare di diversi ordini di grandezza, proprio perché quando la zona di svuotamento può essere molto grande, no? Quindi la capacità è inversamente proporzionale alla profondità della zona di svuotamento e l'effetto può essere importante. Questo è una cosa che vi devo sottolineare perché ha un effetto importante durante il transitorio. Cioè, dinamicamente la capacità tra gate e drain cambia e è importante tenere presente che quella capacità assolutamente non si può approssimare come una capacità costante. Ha un effetto importante nel transitorio. Quando vedete, se io prendo una corrente è uguale alla carica derivata rispetto al tempo, no? Se questa è la corrente, se questa carica è la carica che va su una capacità, voi dovete immaginare che qui sia il prodotto C per V che varia rispetto al tempo. Se la capacità è costante, vabbè, banalmente la corrente è proporzionale alla derivata della tensione rispetto al tempo. Questo è ovvio, è la cosa che consideriamo di solito. Ma se la capacità varia tanto nel tempo, allora io qui devo supporre che ho prima questo effetto e poi, cioè in parallelo, questo effetto, no? Se la capacità varia tantissimo, in sostanza la corrente viene sostenuta dalla variazione della capacità e non tanto dalla variazione di tensione. Quindi finché la capacità è in grado di cambiare molto, io posso vedere che su una capacità la tensione rimane quasi costante, la corrente continua a entrare e invece di variare la tensione ho una variazione della capacità. Ok, quindi quali dei due effetti conti di più dipende dal fatto che sia più facile oppure no che cambi la capacità o che cambi la tensione. In questa zona dove basta una piccola variazione di tensione per far cambiare molto la capacità, l'effetto preponderante è della prima quantità. Quindi non noto una variazione di tensione sulla capacità quando io provo a caricare la capacità, ma vedo una variazione di capacità. Quando invece siamo qui in questa fase e la capacità non cambia più al variare la tensione, a questo punto questa parte qui rimane praticamente ferma e io vedo invece la variazione di tensione quando carico la capacità. Ok?
Ok? Questo è un effetto da tenere presente perché succede nel transitorio su MOSFET di potenza. Allora, vediamo questi transitori. Vediamo, beh, ce la facciamo vedere. Direi che ce la facciamo vedere sia il transitorio di accensione sia il transitorio di spegnimento. Vediamo prima il transitorio di accensione. L'effetto importante è quello, è rendersi conto della questa capacità che varia. Transitorio di accensione. Allora, nel valutare il transitorio di accensione, noi facciamo questa cosa, un po' per semplicità, no? Invece di supporre questa curva dell'andamento della capacità, noi facciamo questa considerazione, diciamo che okay, la capacità ha un certo valore fino a una certa VDS e poi da una certa VDS in poi passa al valore in basso. Quindi supponiamo di avere una capacità che varia tra due valori. È soltanto per fare conti in modo un pochino più facile, no? Però insomma sappiamo che c'è una variazione ripida nel mezzo. Allora, al solito, immaginiamo una situazione di questo tipo, ho un carico che si comporta con, un carico induttivo che si comporta con un generatore corrente, un MOSFET che piloto con un generatore di tensione con una resistenza serie, e poi qua al solito devo mettere un diodo di protezione, cioè un diodo di riciclo per evitare che la tensione sul drain salga troppo. Allora, guardiamo la cosa come siamo abituati a fare ormai sulle caratteristiche statiche di uscita. Allora, io ho una situazione di questo tipo. Io devo andare da una situazione off, che è questa, a una situazione on, che è questa. Ora, sto esagerando un po' l'effetto della resistenza serie, no? Per cui effettivamente si vede, c'è una caduta non proprio trascurabile. Allora, qui com'è che succede? È esattamente la stessa cosa che abbiamo visto per il bipolare. Cioè, all'inizio il dispositivo è spento, quindi il drain è a VDD, poi finché il dispositivo non riesce a tirare tutta la corrente, il generatore corrente spinge in alto la tensione di drain in modo da far passare la corrente nel diodo di riciclo. Quindi noi ci muoviamo lungo questo percorso con la corrente che sale e la VDS bloccata a VDD, no? Quando invece la corrente raggiunge il valore richiesto dal carico. Ora io invece di rappresentare carico induttivo ho messo un generatore di corrente perché nell'intervallo che dura il transitorio praticamente carico induttivo impone la corrente, no, non varia corrente, no? Quindi lo posso considerare come un generatore di corrente costante. Allora, quando arrivo alla corrente desiderata, a questo punto la tensione di drain può scendere e quindi pian piano si scende e si va a finire progressivamente nel punto finale di conduzione, quindi quando la VDS raggiunge il minimo valore compatibilmente con la resistenza serie del canale. Ok? Quindi quello è il comportamento. Allora, vediamo come ho fatto prima i transitori, facciamo assi dei tempi sincronizzati, quindi questi sono i tempi, qui ci mettiamo la VGS, la corrente di drain e la VDS. Va bene, allora all'inizio abbiamo. Immaginiamo che la VI all'istante 0 passi da 0 a valore alto, no? Abbiamo un gradino sulla VI. Quindi all'inizio, prima dello 0 lo mettiamo qua,
Ok, qui, immaginiamo che questo sia lo 0, va bene. Prima dello 0 la corrente è nulla. Ops. E la VDS è pari a VDD. Ok, siamo in questa situazione. Allora, a questo punto abbiamo il gradino, la VGS sale lentamente, abbiamo una squadra RC, no? Di ritardo, è la resistenza serie del generatore e la capacità di gate. Quindi questa sale all'incirca con un esponenziale. Qui si arriva a VTH, alla tensione soglia, a questo punto corrente può cominciare a passare, no? Quindi qui, fin qui la corrente è nulla. Qui la corrente può cominciare a passare e quello che succede è che siamo con VDS uguale a VDD, ok? Quindi in pratica qui la corrente sale fino ad arrivare a ION e la VDS rimane pari a VDD. Diciamo che questo è il punto B. Qui continua a salire con esponenziale, no? E qui la costante di tempo quant'è? È R per Cg, dove Cg è in sostanza Cgs più Gcd, anche perché il drain è a tensione costante, quindi io vedo proprio la somma delle due capacità dal punto di vista delle differenze, le due capacità sono in serie. Notate che la Cgd è bassa perché abbiamo la VDS massima, quindi la zona di svuotamento più ampia possibile e la CGD più piccola possibile. Quindi questa, ripeto, questa CG è CGS più CGD. In questa fase qui la CG è piccola perché CGD è piccola. Ok? Oh, poi a questo punto che cosa succede? In pratica qui la corrente raggiunge il valore imposto dal carico, questa non cambia più e in questo momento comincia a calare la VDS, no? Qui cala la VDS. Vabbè, questa parte si può semplificare, ci possiamo mettere direttamente qui. Allora, vedete che succede? Qui la corrente scende, ora qui non sto neanche a spezzare perché tanto sto tratto è molto breve, cioè prima una zona lineare, poi una zona di saturazione, quindi volendo qui c'è un piccolo cambio di pendenza, ma insomma effettivamente è una cosa a tutti gli effetti trascurabile. E poi niente, qui la corrente rimane costante. L'unica cosa da notare è cosa succede su gate? Vedete, a un certo punto qui si interrompe la salita della tensione di gate perché in questa fase sta abbassandosi la VDS, sta cambiando la capacità di gate perché la CGD sta cambiando profondamente e quindi non sale più la tensione VGS, ma tutta la carica che viene diciamo erogata dal generatore ingresso viene assorbita dalla variazione CGD, per cui questa curva qui si blocca
Quando la VDS non cambia più e quindi la carica sulla e quindi la tensione CGD non cambia più, a quel punto la tensione CGS comincia a risalire. Quindi c'è questo intervallo durante cui la tensione VGS praticamente non cambia più, sebbene il generatore d'ingresso continui a erogare corrente. E succede quella cosa che vi facevo vedere un attimo fa, cioè questa corrente continua a passare, e a questa non cambia più la tensione tra gate e source, perché in pratica questa corrente viene tutta assorbita dalla variazione di capacità. Un effetto abbastanza piccolo ma visibile. Che quindi in pratica i tempi importanti, guardando gli effetti esterni, sono un tempo di ritardo, questo viene chiamato nel datasheet delay time, TD, quindi TD è un delay time, e quello è il tempo che ci vuole per portare in conduzione il MOSFET, per aumentare la tensione di gate da zero alla soglia. Poi c'è un tempo di salita della corrente e poi c'è un tempo di discesa della tensione. No, ho sbagliato io. TRI, TRI, e poi un tempo di caduta della tensione. Chiaramente, durante la somma di TRI e TFV abbiamo dissipazione di potenza nel MOSFET. D'accordo, analogamente il transitorio di spegnimento, quindi di nuovo abbiamo un generatore corrente. No, al contrario. Quindi la tensione passa a valore massimo a zero. Di nuovo faccio vedere l'andamento sulle caratteristiche di uscita. Quello che succede è che si passa da questa situazione a questa situazione. Chiaramente l'andamento sarà questo, la corrente qua viene imposta dal carico finché VDS è basso, poi quando VDS diventa così alto che la corrente può passare dal diodo, a quel punto la corrente cala e il transistore si spegne. Quindi si va da zona di saturazione alla, no, scusate, da zona lineare, da triodo alla saturazione, a corrente costante, poi una volta è raggiunta la VDD di tensione, la corrente comincia a scendere. Questi sono i vincoli esterni al circuito al dispositivo che impongono questo percorso. Quindi, di nuovo, c'è da tenere presente che la VGS non risponderà così rapidamente alla tensione
tensione d'ingresso perché c'è un ritardo dovuto alla capacità di gate. E poi ovviamente dovremo osservare prima l'aumento della tensione e poi la caduta della corrente. Quindi qua io mi aspetto un andamento di questo tipo. Se questo è lo zero, prima dello spegnimento noi abbiamo bassa tensione, alta corrente, alta VGS, ok? Qui siamo in accensione, quindi questa capacità CGD è molto alta, va bene? Che succede? La capacità CGD è molto alta, io provo a spegnere, questo praticamente non cambia neanche un po', si abbassa un pochino, ma è difficile, qui ho una capacità molto grande, va bene? Ora, cos'è che succede? A questo punto io mi sposto in questa direzione, la corrente rimane costante, la tensione VDS comincia a salire. Ok? Ora qui vedete, ho lo stesso effetto che vi dicevo prima, cioè la corrente che io tiro giù di qua, in pratica non mi altera in nessun modo lo stato di carica della capacità, perché salendo la tensione sul drain cambia questa capacità si riduce e quindi la carica che porto via è dovuta al fatto che si riduce la capacità, ma la tensione ai capi della capacità praticamente non cambia. Cioè io mi trovo ad avere una VGS quasi costante durante tutto questo tratto, sebbene io abbia una tensione di ingresso nulla. Qui ci metto tempo a svuotare la capacità. Ok? Quindi qui la cosa non cambia quasi niente finché non arrivo a VDS che raggiunge VDD, perché a quel punto, vedete, inizia a calare la VGS. Si vede anche bene da qui che la VGS non scende, no? Perché c'è una scesa all'inizio perché passo da questa qui a questa curva, poi rimango nella curva VGS costante. E quindi questo non sta cambiando. Sebbene in ingresso abbia messo una tensione nulla, avrei potuto mettere anche una tensione più bassa, non avrei ottenuto una variazione di tensione sul gate. Quando arrivo a questo punto, sul punto chiamiamolo B, questo, qui siamo punto B, la tensione ha raggiunto VDD e a quel punto la corrente può calare, la corrente cala. No? Quindi questo punto qui è il punto in cui la VGS tocca la tensione soglia. Quindi questa comincia a scendere e poi chiaramente va giù, costante di tempo RC. La tensione a questo punto è costante. Quindi qui ho due intervalli di tempo importanti, un intervallo è TRV e l'altro intervallo è la TFI, caduta di tensione. Anche qui non sono stato a discriminare molto, ma questo qui non è esattamente lineare. All'inizio, quindi quando ci si stacca, la VDS sale un pochino più lentamente e poi dopo va su a rampa. Insomma, poi sono differenze relativamente piccole, non ci cambiano particolarmente le cose. Allora, la cosa importante a tenere presente è che questo transitorio spegnimento è enormemente più rapido che in un bipolare. Okay? Nel bipolare, durante lo spegnimento, dovete svuotare il plasma, avete un sacco di elettroni, un sacco di lacune dentro la base della regione di deriva, quelli vanno vuotati. E nel caso del MOSFET, in realtà, la cosa è molto più semplice, avete soltanto elettroni, che rispondono rapidamente a una variazione della tensione applicata sul gate.
Ok, dunque mi rimane qualche minuto. Per farvi vedere un altro tipo di MOSFET proprio recenti, che in realtà sono usciti negli ultimi 10 anni. Dal punto di vista commerciale sono diventati importanti negli ultimi 10 anni. Sono sempre MOSFET di potenza, che si chiamano MOSFET a supergiunzione. Questi sono effettivamente una bella idea, in realtà ed è il motivo per cui si è riusciti a portare le tensioni di breakdown del MOSFET a un migliaio di volt, senza pregiudicare troppo l'R-ON. Sono diversi nomi commerciali hanno, un nome commerciale è questo Super Junction MOSFET, un altro nome per esempio che usa Infineon è CoolMOS. In sostanza, il punto di forza è che sono MOSFET a bassa resistenza serie e quindi diciamo intrinsecamente più freschi. Allora, qual è il punto principale? Dovete pensare a questo. Il problema fondamentale del MOSFET è il fatto che se volete avere la regione di deriva poco drogata, non avendo la modulazione della conduttività, vi trovate ad avere una resistenza serie alta quando il MOSFET conduce. Questo è il problema critico. Okay? Allora, questi MOSFET a supergiunzione sfruttano un meccanismo, diciamo, di una variazione bidimensionale del campo per fare in modo di superare un po' questo compromesso, cioè consentire un aumento significativo del drogaggio e allo stesso tempo mantenere una tensione di breakdown elevata. Okay? Faccio vedere com'è che funziona. Vediamo un po' se riesco a disegnarlo. Io vi disegno da un lato un caso stilizzato di MOSFET con doppia diffusione. Mi faccio tre zone. Questi sono i gate, poi qua quindi faccio un colore diverso il source. Quindi in nero è contatto di gate, in blu è contatto di source. E poi la struttura si ripete periodicamente. No, ne ho fatti due giusto per chiarire un pochino meglio. Questa è una zona N-, e poi in basso qui c'è contatto di drain. Immaginate, questo qui sia il drain in basso. Allora, la regione di deriva è questa, o esagero un pochino per farvelo vedere un po' meglio, no? La regione di deriva è questa e chiaramente qui ci sono dei donatori, quindi sono delle cariche positive. Diciamo con una concentrazione piuttosto bassa. Ok?
Va bene. Allora, quando voi applicate una tensione tra source e drain, immaginate che siamo in situazione di blocco, quindi il MOSFET è spento, vuol dire la tensione di gate è bassa, avete una differenza di tensione tra la superficie in alto e il drain in basso. Va bene, quindi c'è un campo elettrico che va che è massimo nel punto in cui la zona di svuotamento grande è quella tra P e N meno, no? Quindi è massimo qui in superficie dove c'è la regione P e poi man mano viene ridotto dal fatto che c'è della carica nella regione spaziale, no? Nella regione di carica spaziale. Quindi il campo elettrico, se io lo disegno qui, vediamo un pochino se lo riesco a fare. Il campo elettrico sarà massimo in questo punto e poi pian piano diminuisce fino ad annullarsi quando arrivo qua. Va bene? Quindi questo è l'andamento del campo elettrico. Ok? Allora, massimo alla giunzione, immaginiamo che questo sia il punto. Ora, sì, questa è la giunzione PN e poi man mano il campo cala. Chiaramente io posso farlo calare di meno il campo se drogo di meno la regione di deriva. Questo l'abbiamo visto quando abbiamo fatto il diodo a giunzione PN, no? Ora, l'integrale della tensione della caduta di potenziale capite della zona di svuotamento corrisponde all'integrale di questo campo elettrico, no? Quindi all'area di questo trapezio. Quindi se io riesco a fare il drogaggio più basso, questo trapezio assomiglia a un rettangolo e ho a parità di campo massimo una tensione breakdown più alta, no? Ed è il motivo per cui noi cerchiamo di drogare il minimo indispensabile. Ora, in questo caso io non posso fare un drogaggio troppo basso, sennò poi quando questo MOSFET conduce la resistenza serie della regione di deriva mi diventa eccessiva. Per cui sono costretto a non ridurre troppo il drogaggio. Oh, nel MOSFET a supergiunzione si fa una cosa leggermente diversa che vi faccio vedere qui accanto. Quindi questo è un MOSFET a verticale a doppia diffusione, tra virgolette, tradizionale. Nel caso del CUMOS la situazione è abbastanza simile. Ci sono di nuovo queste doppie diffusioni. Se riesco a ecco così, questa parte è praticamente uguale. Quindi qui c'è il gate di nuovo e qui c'è il gate di nuovo. Qui c'è la parte superiore non è cambiata per niente. Ok, anche qui la parte inferiore è praticamente uguale. Però la differenza principale è che qui si aggiunge una zona molto profonda qui sotto, drogata P. Ok, P, anche P più, veramente molto profonda. Questo dal punto di vista tecnologico è difficile, perché immaginate, per fare una zona drogata in profondità e stretta c'è bisogno di fare impiantazioni a diverse energie per arrivare fino al fondo, no?
da diverse energie per arrivare a diversi livelli di profondità e poi mantenere in pilastro. Quindi si chiamano P-pillar questi, P-pillar, zone molto drogate di tipo P. Allora, a che cosa servono? Servono a questa situazione. Qui questi sono ionizzati, sono carichi negativamente, sono accettori. Qui c'è la zona Nm come al solito, quindi qui invece sono carichi positivamente. E questo vuol dire che ci sono delle linee di forza che vanno in questa direzione. Questo fa sì che quando voi disegnate l'andamento del campo elettrico in funzione della profondità, a parità di campo elettrico in superficie, l'attenuazione del campo elettrico dovuto al drogaggio è molto molto più basso. Praticamente il drogaggio va su molto molto più lentamente. Il campo elettrico va giù molto più lentamente. Questo si vede abbastanza bene se uno prova a applicare il teorema di Gauss, no? Nel senso che la stessa carica che avevamo qui adesso deve sostenere un volume equivalente anche un campo elettrico laterale, per cui la variazione campo elettrico in direzione verticale è senz'altro minore. Quindi, qual è l'effetto? Che a parità di concentrazione di donatori il campo viene attutito molto di meno e quindi si riesce a ottenere una caduta di tensione più elevata. Per lo stesso spessore di regione di deriva e che vuol dire per la stessa resistenza serie. Quindi a parità di resistenza serie in conduzione si può avere una tensione breakdown molto elevata, oppure se si vuole ottenere la stessa tensione di breakdown si può ottenere drogando molto di più la regione di deriva e quindi ottenere una riduzione dell'R-ON a parità di tensione breakdown. Quindi la capacità di realizzare questi pilastri ha fatto sì che, diciamo, mantenendo ragionevole la resistenza resistenza serie del MOSFET, si potesse incrementare fortemente la tensione breakdown. Questi sono, ora più o meno c'è la quarta generazione in commercio e effettivamente hanno trasformato notevolmente il settore dei sistemi di potenza per tensioni, insomma, di qualche centinaio di volt fino a migliaio di volt, e di fatto tutta quella roba là è stata compresa da MOSFET a scapito dei bipolari, un effetto veramente degli ultimi anni. Comunque, ecco, anche nei dispositivi tutti i dispositivi in realtà sono forti innovazioni su materiali, sulle capacità tecnologiche, anche negli ultimi anni. Va bene, direi che ci fermiamo qui.